Buongiorno bella gente, benvenuti nel mio canale. Io sono Amal e oggi devo lavare i capelli e ho deciso di applicare l'aloe. Come sapete l'aloe per i capelli ricci è favoloso, soprattutto questo periodo di freddo e che i capelli diventano veramente molto frizz. Vado a lavarmi i capelli e faccio vedere come lavarli in una maniera sana i capelli ricci. Prima di tutto voglio scusarmi per la voce, però purtroppo sono raffreddata da 100 anni, non ce la faccio più da quando arriva l'inverno e questa è la mia situazione. Comunque, laviamo i capelli. Io uso un shampoo normalissimo, quello effetto familiare di Lidl, perché realmente dopo tantissimi anni di usare vari shampoo, sinceramente l'effetto del shampoo è quello di lavare. E basta, fine. Qualsiasi shampoo vale, basta che non sia un shampoo molto secco. Ad esempio, ci sono varie marche che a me mi seccano completamente i capelli. Mi trovo benissimo con questo qua di Lidl che costa 1,30 euro, credo. Familiare mi dura per un bel po'. Non vado a spendere soldi su shampoo, piuttosto preferisco spenderli su un buon balsamo. Adesso lavo i capelli, cerco di lavare la cute più che posso. Io infatti applico il shampoo due volte per avere un effetto bagnato. Adesso vado ad applicare il bicarbonato. Il bicarbonato, ci sono due modi per me applicarlo: o mescolarlo con l'aceto o con solamente l'acqua, o applicarlo direttamente sull'alcolio capelluto, che i capelli sono già bagnati, perché gli fa un effetto scrub. E fidatevi, la sensazione che si trova è favolosa. Sentite proprio sapete quel rumore del pulito, proprio perché toglie via proprio il grasso, toglie via lo sporco dei capelli. Adesso vado ad applicare il mio adorato balsamo, che lo compro con 1,50 euro, questo barattolone che mi dura all'incirca 4 lavaggi, me ne metto un bel po', è abbastanza stricante. Io lo lascio a riposo, nel frattempo faccio scrub il corpo, mi lavo in generale e dopo vado a pettinarmi i capelli. Io preferisco pettinare i capelli sotto la doccia quando sono bagnati, perché prima di tutto riesco a stricarli bene, la seconda parte, se li fate con i capelli asciutti, si spezza. E quindi io li divido a 4 e comincio piano piano a pettinarli. Il punto che lo vedo un pochettino più resistente, le applico un altro po' di balsamo. Io con questo balsamo mi trovo veramente molto molto bene. Per chi mi segue sa che io ho provato di tutto e di più, e sinceramente la maniera più economica e più efficace è questo balsamo. Se lo trovate, prendetelo, perché io so che c'è anche in Italia, perché lo usavo. Non mi ricordo la marca in Italia come si chiama, perché i nomi cambiano, ma il barattolo è lo stesso. Dopo che ho lavato bene i capelli, l'ho pettinati, vado ad applicare direttamente l'aloe diretto sui capelli. Vado ad applicarlo così, l'aloe potete applicarlo anche sui capelli ancora asciutti, però devo usarne la pianta intera per poter avere i capelli super idratati e avere un bel risultato. La maniera migliore è quella sempre di lavare i capelli e prima bagnarli, così mettete meno quantità e riuscite a distribuire comunque qualsiasi prodotto, sia aloe che il gel semidilino, che qualsiasi maschera che applicate sui capelli, meglio sui capelli bagnati, perlomeno per me, per persone che hanno lo stesso tipo dei miei capelli, quelli che si asciugano subito. Adesso vado a applicare sopra il gel di semidilino l'olio di lavanda, oliolito di lavanda, che l'avevo preparato tantissimo tempo fa e ce l'avevo, e quindi ho detto vado a applicarlo, e fa tipo una specie di tappa il trattamento dell'aloe. Dopo che sono passate all'incirca, credo, un paio d'ore, perché sono andata a pulire casa, ho lavato i capelli e ho fatto una maschera che non ho fatto il video, ma lo farò perché la sto provando. Se mi piace ve la faccio la prossima volta, che praticamente i pezzettini, quelli duri che sono rimasti dell'aloe, l'ho messi con la vaselina, l'Ola Cosmetic e dell'acqua calda.
basta, triturato tutto, è venuta una specie di cremina e l'ho applicata sui capelli perché volevo vedere proprio il risultato che dà, perché mi dava pena buttare i pezzettini dell'aloe. Noi non buttiamo niente, tutto si usa. Dopo che ho pettinato bene i capelli, vado a applicare il mio Crazy Color per dare un tocco di colore, anche se non è che ce li ho proprio rossi fuoco, ma mi piace quel tocco rossiccio nei capelli. Dopo che ho applicato la mia maschera o la mia crema per styling per i capelli, sono stra idratati, non li risciacquo i capelli e vado a fare questo styling che l'ho fatto già nel video precedente, ma in questo momento l'ho migliorato perché mi piace tantissimo. È un styling che dura pochissimo, meno di 15 minuti, ma vi dà un risultato davvero favoloso. È quello di dividere i capelli a ciocche così fine, rullarli e cominciare a fare il styling dal davanti. Io ho preferito farlo dentro praticamente la doccia perché sennò bagno il sporco dappertutto col Crazy Color. Infatti ho quasi tutta la casa macchiata e cerco di trattenermi perché la candeggina oramai è consumatissima. Adesso cominciamo col styling. Io ho utilizzato il pettine di Flexi Brush. Guardate che risultato favoloso, veramente tutto grazie a questa maschera che ho preparato, o questa crema che ho preparato a base di aloe che non ho sciacquato. Davvero guardate che ricci favolosi, guardate che velocità per fare il styling. Basta pettinarli una volta tirandoli in lì in giù, ovviamente toccando bene il bordo. I ricci sono davvero favolosi. Li separiamo dopo che passiamo il pettine, cercando di separarli perché il volume si crea se le ciocche sono ben separate, perché se rimangono unite fanno un bel boccolo, sì, però rimangono caduti perché il peso della ciocca non ci dà la possibilità di avere un bel volume sui capelli. Comunque, bella gente, se vi piace questo video mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità, e se avete qualche domanda, qualche curiosità, posso rispondervi con i miei short video. E non dimenticare di seguirmi su Instagram e Facebook, sono sempre presente, soprattutto su Instagram. E in sottofondo sentite che stavo guardando, ascoltando un film. Ultimamente sono diventata patita del Supernatural, non so se conoscete la serie, bellissima, mi piace tanto, soprattutto loro due. Davvero un styling velocissimo, uno dei styling più veloci che ho mai fatto. È davvero meno di 15 minuti, avete dei capelli dei ricci spettacolari. Adesso andiamo col crunch e un po' di rock and roll per separarli. Inala, andiamo ad asciugarli. Oggi è il secondo giorno, come vedete i capelli sono stupendi,
sono molto luminosi oggi, proprio oggi e ieri mi hanno fatto un sacco di complimenti che sono molto luminosi. Adesso vado a separarli un po', a dargli un po' di volume, perché ieri sera sono andata a lavorare, quindi non gli ho dato volume perché erano ancora umidici. Comunque è favolosi, 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 favolosi. Per styling proprio rapidissimo, in 20 minuti ho fatto già il styling. Praticamente in mezz'ora avevo fatto il styling e avevo asciugato i capelli col phon. Questo rumore sottofondo è la stufetta del bagno, che mi è arrivata questo mese, mi è arrivata una bolletta pazzesca, perché anche qua in Spagna hanno aumentato tantissimo i prezzi, soprattutto della bolletta della luce, è aumentata del 40% in più. Pensate un po', io di normale spendevo 30 euro, 33, mi è arrivata una bolletta di 74 e ho fatto le stesse cose, cioè, però vabbè, che dobbiamo fare? Nada! Guardate che gran meraviglia, gli diamo il volume ai punti che vogliamo, voilà, cioè, guardate qua, guardate qua, guardate i ricci, guardate che belli che sono, vi faccio vedere anche dietro. Stupendi, stupendi. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutte le novità. Vi voglio un sacco di bene e buona giornata a tutti.